I lavori formalmente finiscono l'8 giugno, ma di fatto sono già terminati da qualche giorno. La spiaggia è già utilizzabile e i pennelli della cosiddetta cella 1, quella che va dalla foce del Rupinaro al Lord Nelson Pub, sono praticamente terminati. Il gruista, che si occupava di spostare i massi, è stato male nei giorni scorsi e quindi alcune operazioni saranno poi riprese in autunno. Da fare un piccolo riempimento sul pennello 1, quello nei pressi del Rupinaro, perché manca ancora qualche scoglio, e sul pennello 2 c'è da distribuire del materiale che al momento forma una piccola montagnetta. Aggiustamenti che non comportano una minore sicurezza dell'opera, che ricordiamo include anche una diga soffolta al largo. I lavori sono durati circa 5 mesi. Per questa cella sono stati portati 27.000 tonnellate di pietrisco e 8.000 tonnellate di masti di categoria 1, quella che vedete alle mie spalle e quelle che vanno a costituire la cosiddetta corazza. A ottobre è previsto l'inizio dell'intervento sulla seconda cella, quella dal Nelson a Piazza dei Pescatori. La nuova conformazione permetterà di avere una minore erosione delle spiagge, ma non solo. Perché adesso con la nuova conformazione del pennello dal Rupinaro si è allargato la bocca di uscita del fiume Rupinaro, andando a eliminare parzialmente un piccolo tappo che storicamente e inevitabilmente abbiamo alla foce del Rupinaro, quindi c'è anche questo vantaggio: oltre alla difesa della costa si otterrà un maggior deflusso delle acque.